È una situazione insostenibile, bande di criminali, delinquenti che bivaccano ogni giorno davanti ai negozi, persone che spacciano droga, che delinquono, sono arrivati anche ad atti di violenza. Mi hanno anche raccontato delle manifestazioni o atti sessuali in pieno giorno in una fermata dell'autobus di fronte a un negozio, persone che entrano all'interno dei negozi e vomitano all'interno dei negozi. È una situazione veramente catastrofica e incestibile. Allora, quali sono le mie richieste al Comune di Pescara, prioritariamente le forze di polizia? Di istituire un altro presidio fisso della Polizia Municipale anche in questo tratto. Interventi subito, non servono spot che leggo sul giornale, creiamo la nuova squadra speciale dei vigili. Esiste già una squadra speciale, devono fare atti concreti, questo chiediamo. Alle parole vogliamo fatti. L'amministrazione regionale e il Comune di Pescara si sono riempiti la bocca di propaganda e questo è il fallimento più grande sul tema sicurezza del centrodestra che governa Comune di Pescara e Regione Abruzzo. Noi abbiamo un'attività che dovrebbe essere un piacere per le famiglie e i giovani venire a prendere, da noi abbiamo una gelateria, però la sera alle 9 che dovremmo incominciare a lavorare, perché il gelato l'estate si vende più dopo cena, noi alle 9 siamo qua, alle 21 siamo costretti a chiudere perché in quegli orari lì e anche poco dopo già c'è una situazione ingestibile. Persone che ovviamente consumano alcolici, persone che consumano sostanze stupefacenti, per non dire altro, e quindi è un degrado che sta aumentando. Era tutta un'altra cosa 45 anni fa, quando abbiamo acquistato questa casa col sudore del lavoro. Era veramente un'isola felice quel condominio con tutto l'isolato. Adesso non ci si può affacciare neanche al balcone. Io fino a questa mattina mi stendevo i panni, guardavo sotto e gente che butta ad esempio la spazzatura l'umido alle 8 di mattina. Persone che rovistano dentro quelle le spazzature, persone ubriache che stazionano lì e vanno a fare i loro bisogni, che stazionano sotto quel giardino, dove noi non abbiamo un po' i figli li ho portati, ma i nipoti lungi da me di fare una passeggiata in quel giardino. Io vado a Villa Sabuchi per portare i nipoti un po' a passeggio e prendere una boccata d'aria.